iniziato il secondo tempo di Breg Sandorligo contro UBC Altecasso Udine. La prima semifinale della Coppa Regione F. Ruggi, Serie C Silver. Breg in maglia bianca, UBC in maglia blu, 31-22 il finale. Occhio a questa infrazione di campo combinata ai Valligiani, sono in campo con il numero 18 Crisman, il numero 4 Carre, il numero 8 Pigato, il numero 19 Zelleri, il numero 11 Sterle, mentre entra subito Cigliani al posto di Crismani, non fa prigionieri Tomo Krasiovec. Mentre l'UBC è in campo con Vischi, Delfonso, Trevisini, Cianciotta e il numero 20 Tirelli. 31-22 il punteggio dopo i primi 20 minuti. Buono il canestro di Tirelli che riporta i suoi a meno 7. Breg ha avuto 11 punti come massimo vantaggio. I liberi guadagnati da Pigato. Segna entrambi i personali a sua disposizione. 33-24, giocati 40 secondi nel terzo periodo. Prova ad allungare anche la difesa la formazione di Krasiovec, che è il tecnico del Breg Sandorligo, mentre Paderni è l'allenatore della UBC Altecasso. Gli arbitri sono i signori Carbonera e Pulvirenti. Vischi vuole spostare di Delfonso contro Sterle. Rincula Delfonso, arriva a canestro, sbaglia. Raddoppiato anche da Pigato, che poi si invola al contropiede. Attaccato da Cianciotta a metà campo. Mantiene il possesso della palla la formazione di Sandorligo. Pigato 1 contro 1 contro Tirelli. Tirelli ha speso 3 falli, praticamente tutti su Pigato nel primo tempo. Stavolta Piga però sbaglia l'iniziativa e già dall'altra parte Trevisini che va a depositare il meno 7, 33-26. Un minuto e mezzo giocato nel terzo quarto. Si ripropone il tema del primo tempo quando il Breg dice grande gioco a due tra Pigato e Sterle. Breg primo tempo ha tentato più volte l'allungo, sempre rintuzzato dai friulani. Trevisini, esce Cianciotta dai blocchi contro Pigato. Idelfonso un po' in difficoltà, molto aggressiva la difesa del Breg. Cianciotta deve sparare una tripla da 7 metri, recupera anche il rimbalzo difensivo non tagliato fuori. Pigato si dimentica di chiudere. È pronto sul cubo dei cambi Spigaglia, che entra proprio al posto di Pigato. Krasiovec, occhiataccia e sguardo torvo nei confronti di Pigato. Insiste l'allenatore del Breg, mentre l'UBC è in attacco, va a fare una bella iniziativa con Vischi che si intrufola, trova per tutto giusto e appoggia il meno 7, 35-28 per Udine. Cigliani, Sterle, movimento James Wood di Sterle, su quel primo passo Idelfonso non ha la prontezza necessaria per andare a chiudere, commette fallo, ci sarà la rimessa in zona d'attacco per il Breg. Gaglia, passo e tiro su Tirelli che resiste fisicamente, recupera anche il rimbalzo difensivo il numero 20 della Latte Carso.
Ecco, Tirelli si prende l'iniziativa, Spigaglia cala la mannaia, devia oltre la linea di fondo, rimessa in zona d'attacco per Lubici. Trevisini, arresto e tiro all'angolo sbagliato, rimbalzo in qualche modo è controllato dal Breg con la premiata ditta Sterle Spigaglia. Carra vuole proprio il numero 11 che arriva di Morchio. Cigliani al 4 di campo libero contro Vischi, esplora l'opportunità, falla in attacco del numero 16 che ha abbassato la spalla contro un difensore eccezionale come il numero 5 della Latte Carso. Fallo in attacco del esperto giocatore triestino. 35-28, 6-50 al termine del terzo quarto. Si sta siepando anche un discreto pubblico sulle tribune dell'Ervatti, pubblico che è arrivato per godersi certamente questa partita, ma anche la seconda semifinale che vedrà in campo Codoipo e San Daniele nella riedizione della partita che è stata disputata nel turno scorso, come nell'edizione di campionato scorso, sabato scorso, come riedizione di una partita di sabato scorso, e anche questa tra Breg e UBC, curioso, strano caso del calendario. Idelfonso invece in bello stile infila il jump del meno 5, 35-30. Cigliani corre dietro il blocco di Sterle, la palla è per... c'era una bella scena con Vischi che chiedeva a Stirle, sì, mi dai una mano per rialzarmi, e Stirle continuava a dirgli, sì, ma fallo, fai fallo, però lo lasciava lì per terra. C'era anche da asciugare il parquet. Tirelli, grandissima iniziativa con Spigaglia. Recupera la palla e Krasovec chiama timeout. Imbuffalito con i suoi, Tomo Krasovec. Dopo il timeout si torna in campo sul punteggio di 35-30 per il Breg Sandorligo nei confronti della UBC Latte Carso Udine, questa prima semifinale della Coppa Regione di Serie C Silver di pallacanestro alla palestra di Borgo Ervatti, una grotta gigante. Trevisini da tre punti, Trevisini! Meno 2 UBC, 35-32. Tutto da rifare per il Breg che era andato avanti di 11 anche all'inizio del terzo quarto. Salvo poi vedersi recuperare per l'ennesima volta dai friulani. Adesso Delaglia Carra in qualche modo riesce a mantenere il possesso della palla. Pallone di Sterle verso Gelleri che stava tagliando. Gelleni però non controlla e adesso la Latte Carso ha l'opportunità del pareggio oppure del sorpasso in caso di due o tre punti in questa azione. Vischi, Tirelli, Pignolo, bel taglio flash da parte di Trevisini al lato debole, viene abbattuto da Carra, due tiri liberi per il numero 4 della Latte Carso. Concretizza la parità, quota 35, Trevisini, 5 minuti al termine del terzo quarto, partita in equilibrio.
Carra prova a spezzare l'equilibrio con la tripla, solo Cottone al momento del bisogno, il vecchio Marpione piazza la tripla. Vischi, quanta luce Spigaglia, Tirelli arresto, tiro, anche Tirelli sta giocando un terzo quarto di impatto importante. Carra si butta dentro, poco manca che segni, subisce in ogni caso sul palleggio il fallo di Trevisini. Rimessa in zona d'attacco per i padroni di per l'Alate Carso. Se ne incarica, per, no, per, sì, appunto, per Alexander Ligo. Se ne incarica Cigliani con la Carra, con la Stirle che gli porta a blocco. Sbaglia stavolta Carra, rimbalzo Idelfonso. In qualche modo riesce a recuperare il pallone con la collaborazione del Prezioso e molto attento Vischi. Tirelli ormai tira qualsiasi cosa gli capiti per le mani, stavolta esagera. C'è il povero Delfonso che sta facendo le vasche su e giù per il campo senza vedere un pallone che sia uno giocabile in attacco. Cigliani su più uno, Bregg 38-37, Carra, Stirle ribalta al lato. È Cigliani che attacca il canestro, contenuto bene da Pignolo che resta con lui, rimbalzo di Delfonso. Tirelli, Idelfonso, Vischi che non guarda il canestro, cerca invece Pertugio che non trova, Tirelli, eccolo il post up per Idelfonso e Paderni finalmente dice era ora che mandassimo un pallone sulla linea di fondo, deve andare a tiro Trevisini perché stanno per scadere i 24 secondi, sbaglia ma rimbalzo dunque per Visti che poi riesce a recuperare l'equilibrio per andare a realizzare il canestro del primo vantaggio UBC sul 38-39. UBC che adesso prosegue nel buon momento, contando anche il fallo in attacco chiamato a Cigliani, esce Vischi, esce Tirelli, entrano Floreani e Zacheli. 3-18 al termine del terzo quarto, più uno Udine in attacco. Pignolo, Pignolo poco potente, ha perso un po' l'appoggio. Carra si invola in contropiede, sbaglia l'appoggio pure Lupetto Carra. E adesso si corre da una parte e dall'altra, a questi ritmi è favorita l'UBC. Floreani arriva al ferro, abbattuto dalla contraerea triestina. Guadagna due tiri liberi per il fallo di Pigato. Nel frattempo Nebreghe è uscito Spigaglia ed è entrato il numero 6 Zobez. È entrato anche Gellini con il numero 19. Due su due per Floreani e questo è il massimo vantaggio UBC sul 38-41, due minuti abbondanti al termine del terzo quarto. Carra adesso decide di prendersi sulle spalle la squadra e lo fa arrivando al ferro senza che nessuno in casa udinese riesca a opporsi. Meno uno Bregg, 40-41, 2-26 al termine del terzo quarto. Pignolo a un certo punto perde il pallone nella sua iniziativa verso il canestro. Carra non si accoppia nessuno con lui, Carra si butta verso il canestro. Pignolo ricade con la palla in mano, quindi contropiede per l'UBC. Ci sarebbe Delfonso da servire in post basso, ma Carra rovina addosso a Floreani, commette fallo. E siccome il Brega ha esaurito il bonus, ci sono due tiri liberi per Tiziano Floreani.
Entrambi a segno i personali del numero 6 Udinese, più 3 Latte Carso, 40-43. Carra ripompa il pallone in attacco, c'è Guadagni che non lo muove al momento. Pigato prova ad avventurarsi nel pezzo del canestro, Sterle non guarda l'anello, adesso invece fa saltare Pignolo, nessuno però fa taglia fuori, quindi resta nel possesso di palla al Breg, che butta via un altro pallone con Zobez che non si intende con Gelleni. Zaccheri, tre Floreani, forza la tripla, rimbalzo lungo è per Bianchini che subisce il fallo di Sterle. Brega ha un po' perso il controllo della partita dopo aver preso discreto vantaggio nel primo tempo, sta subendo la determinazione dei friulani e non entra con tutti i liberi Bianchini. Sbaglia entrambi i personali a sua disposizione, il lungo Veneto in forza da quest'anno all'UBC. Carra in qualche modo riesce ad arrivare al ferro, subisce un paio di colpi, ma ci siamo già accorti che Carbonera e Pulvidenti stanno concedendo un gioco molto 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 fisico da una parte e dall'altra, quindi con un metro di arbitrale assolutamente assolutamente paritetico per entrambe le squadre. In questo momento se ne sta giovando di più l'UBC, che si è adeguata meglio a questa situazione. 45 secondi al termine del terzo quarto, Guadagni piazza la tripla del massimo vantaggio udinese, più 6, 40-46. Adesso il Breg è un po' in ginocchio, vediamo come reagirà la formazione di Krasovec. Gelleni al quarto di canto libero con Pignolo, ma c'è l'infrazione di passi in partenza, gli è sfuggito il piede perno, polemicamente seduto Krasovec. Non dice nulla ai suoi. Bianchini non può andare fino in fondo l'UBC. Ci sarà ancora un possesso per il Breg dopo questo in attacco degli udinesi. Pignolo, posizione profonda di Bianchini, va di passo e tiro, viene stoppato Bianchini e adesso ci sono 9 secondi a disposizione di Carra per organizzare qualcosa di produttivo per i suoi. Guadagni sa che ha ancora qualche fallo da spendere, aveva ancora un fallo da spendere l'UBC prima di esaurire il bonus e ora lo spende immediatamente. 4 secondi allo scadere del terzo quarto, 4 secondi per il Breg Sant'Orligo. Difesa aggressiva su Carra, allora deve andare Gelleni che commette una infrazione di passi più chiara di quella di prima. Allo scadere Gelleni non realizza il jump e dunque il terzo quarto va in archivio sul punteggio di Breg 40, Latte Carso 46. Quarto periodo a Borgo Grotta Gigante, alla Palestra Elvatti, campo storico dello Yadran, questa prima semifinale della Coppa Regione di Serie C Silver di pallacanestro in campo. Breg Sant'Orligo in maglia bianca, UBC Latte Carso in maglia blu, più 6 Udine. Dopo i primi tre quarti, Latte Carso che inizia male il quarto quarto buttando via un pallone con Floreani. I valigiani sono in attacco con Zobez, Gelleni, Pigato, Carra e Sterle, che va, viene stoppato da Bianchini dopo che Pignolo era stato bene con lui. Latte Carso che adesso si presenta in zona d'attacco con Floreani, Bianchini, Pignolo, Zaccheri e Guadagni. Eccolo Guadagni che va al tiro, rimessa sarà sempre in zona, va in zona d'attacco, rimessa in zona d'attacco per la squadra di Paderni che chiede ai suoi di fare cose facili, non troppo complicate.
Zaccheli attacca dal palleggio, Zaccheli tenta dalle verse, pallone carambola in mano a Gelleni che fa subito ripartire Carra, si palleggia sui piedi Marco Carra. E quindi altro regalo da parte del Breghe alla Latte Carso. Pignolo si complica la vita, viene accerchiato da maglie bianche, gli rubano il pallone, scatta la 4% valigiana con Gelleni, subisce il fallo, sempre rimessa in zona d'attacco per la squadra di Krasovec che rimane in panchina Gelleni, al posto del quale entra il numero 16 Cigliani. Eccolo Cigliani che raggiunge il suo posto nel terreno di gioco, nell'attacco, nel fronte d'attacco valigiano. Pigato, palleggio, adesso il tiro, due punti di Pigato, sapevo già che avrebbe segnato prima ancora che caricasse la Berta, non li sbaglia mai questi tiri, una volta che prende il ritmo con il palleggio sono due punti da scrivere al referto quasi sempre. Zaccheli, Bianchini, spaziature sbagliate nell'attacco udinese per cui deve andare al tiro Floreani perché scadono i 24 secondi. Floreani spedisce il pallone direttamente a Opicina, per cui non riesce da lungo casa udinese. E adesso Carra orchestra un'azione offensiva sul meno 4 per i suoi. Carra tira, ma dietro al blocco irregolare da parte di Stirle che aveva impedito fisicamente a Bianchini di andare al close out. Cambio in casa Latte Carso, rientra Gambaro al posto di Zaccheli. Krasovec protesta con gli arbitri chiedendo maggiore tutela nei confronti di Stirle. Guadagni, bel gioco a due con Bianchini, si chiude la difesa, la stessa zona d'attacco dal Latte Carso, ma a questo punto ci sono 9 secondi a disposizione dei friulani per andare al tiro, mentre esce Pignolo ed entra Vischi per Andrea Paderni. Guadagni da 3 punti, Guadagni, solo Cotone! Solo Cotone più 7, massimo vantaggio Latte Carso a 7 minuti e mezzo al termine. Adesso alto del bel recupero difensivo da parte di Gambaro, sembra avere molta più energia la formazione di Paderni. Vischi scarica nell'angolo per Guadagni che viene stoppato addirittura da Carra sul rimbalzo. Stirle fa in modo di recapitare il pallone in mano a Cigliani. Carra da 3 punti, sbagliato sul tiro, rimbalzo di Gambaro. Preso un colpo Guadagni, sembra un problema muscolare. Deve uscire il numero 10 che lamenta un problema al costato, subito soccorso da Massimo Bredeon. Posto di Guadagni è rientrato Trevisini con il numero 4. Forse un movimento consulto da parte di Guadagni, comunque insomma mi sembra assolutamente in grado di proseguire dopo un minimo di riposo. 6:48 al termine del quarto periodo, Breghe San Dorligo 42, UBC Latte Carso 49. C'è da asciugare anche il parquet, se ne incarica Mattiasic, si riprenderà comunque con la rimessa verso la zona d'attacco per la Latte Carso. Trevisini, imposta l'azione, Gambaro, c'è un taglio di Vischi, palla arriva a Floreani che si allarga sull'angolo, non c'è spazio per la penetrazione di Floreani, allora si va da Vischi che vuole il post up di Gambaro, deve mettere Vischi perché stanno per scadere 24 secondi, butta la palla lì sperando che qualcuno la prenda, la prende Carra che si involge in contropiede,
e va a depositare nonostante il layup, nonostante lo sforzo difensivo di Floreani. Meno 5 Bragg, 4-4-4-9. Fischi attacca al quarto di campo. Pigato sa bene che Fischi non è pericoloso da quella posizione, lo è molto di più in fase di penetrazione, così come Floreani, che sbutta e subisce il fallo di Cigliani, che se non ho contato male è arrivato alla quarta penalità personale. Così è, quarto fallo per Cigliani, due tiri liberi per Floreani. Anzi è Gambalo, evidentemente fallo a rimbalzo. Segna il secondo tiro libero Gambalo, più 5 UBC, 4-4, 5-0, 6 minuti al termine. Cigliani, adesso è tiro. Cigliani, l'ho detto già nel primo tempo, se prende il ritmo poi comincia a essere un fattore in attacco. Cianciotta, Trevisini, il post up per Bianchini contro Sterle. Bianchini prova ad inculare, Sterle gli tocca il pallone verso Zobez. Carra derubato del pallone con un fallo. Fallo a Trevisini, due tiri liberi per Marco Carra. Ma prima c'è un timeout sul 4-6 Bragg, 5-0 Latte Carso, a 5-23 al termine del quarto periodo. Dopo il timeout ci sono i tiri liberi per Marco Carra sul meno 4 per il Bragg Sandorligo. Carra realizza il primo personale a sua disposizione, riporta meno 3 i suoi. 2 su 2 per Marco Carra, 48 Bragg, 50 Latte Carso, 5-22 al termine del quarto periodo. UBC che ha avuto 7 punti come massimo vantaggio. Trevisini deve tirare velocemente Fischi perché stanno per scadere 24 secondi di tabella dall'angolo, solo lui poteva riuscirci. Pigato cost to cost sbaglia, ma subisce il fallo da parte di Floreani, anzi di Cianciotta. Due tiri liberi per Pigato. Entrambi a segno e personali di Pigato, che fissa la parità 50 pari, 4-50 al termine. Trevisini è lui che imposta l'azione in casa UBC. Bianchini in qualche modo si libera di Spigaglia, poi sbaglia l'appoggio. Resta però in zona d'attacco la Latte Carso con Trevisini. Fischi, sua penetrazione è sbagliata, ancora lotta e svolta Bianchini, ma esce Carra con la palla in mano, fa partire la transizione offensiva della formazione valligiana con Pigato che subisce una serie di contatti, l'ultimo dei quali è falloso, il fallo è di Fischi. Rimessa in zona d'attacco per Bragg, è diventato anche Spigaglia. Carra dietro il blocco proprio di Spigaglia, sbaglia la tripla, il rimbalzo lungo è per Bianchini.
Trevisini in una forzatura che se poi ricade con la palla in mano e subisce, no, commette invenzione di passi. Commette invenzione di passi Trevisini, allora Paderni rimane in campo Guadagni che si è del tutto ristabilito dopo il colpo preso qualche istante fa. Pigato, po' sbasso Pigato, duello molto fisico contro Cianciotta, Pigato di sinistro, sbaglia, tapping dello stesso numero 8, sbagliato pure questo, l'imbalzo di Bianchini, che carbura la transizione offensiva della Latte Casso, Cianciotta è già dall'altra parte, ma rientra bene il Breg, adesso 3 minuti e mezzo al termine, Bianchini, Cianciotta, da metri di spazio a Gambaro per il tiro da 3, sbaglia Gambaro, rimbalzo di Cianciotta non tagliato fuori, Guadagni, tiro di tabella da centro area, realizza. Adesso è Spigaglia che prova a parlare con Carbonera e anche Bianchini va a chiedere spiegazioni a Pulvirenti. C'è un cambio, casa Ubici, esce proprio Bianchini. Entra Idelfonso per gli ultimi 3 minuti, nel break entra anche Sterle al posto di Zobez, mentre Carra imposta l'azione offensiva. Cigliani attacca Vischi, però difende da Campione. È semplicemente più bravo di lui Cigliani, che con un giro e tiro in fadeaway timbra la nuova parità a quota 52. 2 minuti e mezzo al termine. Cianciotta contro Cigliani. Gambaro in post alto. Ma di step back Gambaro. Sbaglia, poi si allacciano Carra e Vischi al rimbalzo. Alla meglio il giocatore del Sant'Orligo, Cigliani. Attaccato da Gambaro, Cigliani spara un tiro insetticida. Ha ucciso tutte le mosche dell'Ervatti senza arrivare al ferro. 2 minuti al termine. 52 pari, finale in volata tra Breg Sant'Orligo e Ubici Latte Casso. Guadagni. Cianciotta, non c'è spazio. E allora, visto che non si può andare sotto, Guadagni spara una tripla da 7 metri, chiama timeout Paderni. 100 secondi al termine, 52 pari. Il Breg ha 2 falli da spendere prima di esaurire il bonus, ne ha solo uno l'UBC, Carra espone il pallone alla difesa udinese che recupera, un errore di lettura da parte di Carra, forse anche un po' stanco dal giocatore della pallacanestro Trieste, mentre Gambaro si gira, si volta in mezzo all'area, chiama timeout. Il timeout è stato chiesto da Paderni, però probabilmente ne ha più bisogno Krasovec, che adesso con 1 minuto 17 secondi sul tabellone deve organizzare la rimonta da almeno 2 dei suoi. Un minuto 17 secondi al termine della partita, più 2 Latte Casso a Sant'Orligo contro il Breg Sant'Orligo a Borgo Grotta Gigante, la prima semifinale della Coppa Regione. Carra subisce sul palleggio il fallo di Idelfonso, ci sono solo rimesse in zona d'attacco per il Breg, questo è il 4° fallo di squadra per la Latte Casso, che dunque esaurisce il bonus, ancora 2 falli da spendere il Breg. Carra sotto blocco di Stirle, arriva al ferro, viene stoppato fallosamente da Idelfonso, 2 tiri liberi per Marco Carra.
Mancano 69 secondi al termine dell'azione e al termine della partita. È chiaro che si gioca sul filo del rasoio a questo punto. Pallone pesa, ma carra l'esperienza e la freddezza necessaria per non preoccuparsene più di tanto. E appunto, uno su due per Carra, che resta a meno uno il Breg. Guadagni. Entriamo ora nell'ultimo minuto della partita. Gambaro. Attacca Spigaglia dal palleggio, step back di Gambaro da tre punti, tiro è forzato, accelerato, sbagliato. Si lamenta un po' Paderni. Cigliani, 40 secondi, meno uno Breg in attacco. Palla per Carra, Sterler ribalta al lato, ma Pigato si scontra con Cianciotta. Ci sarà due tiri liberi per Adriano Pigato. E però succede l'imponderabile, il Piga sbaglia, tiro libero, ne ha ancora un altro a sua disposizione, 34 secondi al termine della partita, 0 su 2 di Pigato, resta a meno 1 Breg, e adesso in caso di canestro per la Latte Carso si potrebbe materializzare un successo importante in questa semifinale, 20 secondi al termine. Ne ha 7 a disposizione la Latte Carso, che tira da 3 punti con Cianciotta, sbagliato, forse forzato. Adesso sono 8 i secondi a disposizione di Carra. 5, 4, Carra palla in mano, 3, Carra segna il più 1 per la formazione di Sandorligo e ci sono 7 centesimi a disposizione della Latte Carso, una magia di Marco Carra che ha realizzato da campione questa azione. Freddissimo, in acrobazia è andato a depositare il 5-5-5-4. Adesso vediamo come sfrutterà gli ultimi 7 decimi la Latte Carso. Il pubblico di Grotta Gigante vuole assolutamente vedersi questi 7 decimi a disposizione della Latte Carso. C'è un secondo time out, quindi 2 time out di fila. Secondo chiesto da Krasovec, che vuole assolutamente organizzare la difesa. Sono già pronti in campo anche Michelaccio San Daniele e l'Arduena Gicodroipo, pronte per la seconda semifinale. Andrea Paderni invece sta disegnando lo schema, sarà un catch and shoot per forza di cose per la Latte Carso. Sette decimi di speranza per l'UBC, 7 decimi invece separano Breg Sandorligo dalla vittoria in questa prima giornata, prima semifinale. La Coppa Regione Serie C Silver, la rimessa la farà ovviamente da tre quarti campo la Latte Carso. Catch and shoot, Tirelli sulla palla, Floreani, voleva il fallo Paderni che non le manda certo a dire, prova anche Floreani a chiedere qualcosa all'arbitro. In ogni caso Breg Sandorligo vince la prima partita 55-54 e si qualifica per la finalissima da giocarsi contro la vincente di Blue Energy Godoy, il Michelaccio San Daniele.